Chiediamo il rispetto dei nostri stipendi, chiediamo un po' di dignità umana. C'è chi è senza stipendio da dicembre, chi da ottobre o addirittura da agosto ed infine c'è chi ha deciso di licenziarsi. Sono le lavoratrici della cooperativa Agorà. Ero indietro di 3 mesi. Sì, poi mi sono licenziata fino a ottobre per giusta causa, ma io ancora devo avere tutto il TFR e il mese d'ottobre. Tutto, a oggi non ho avuto neanche un euro. Questa mattina ad Arezzo una manifestazione in loro difesa organizzata dal Comitato per la Salute Casentinese. Perché da mesi non vengono pagate, perché da anni non vengono pagate regolarmente. E inoltre ricordo a tutti che oggi è la giornata mondiale contro la commercializzazione della salute. E anche questa è una causa di ciò, perché si ricorda che loro detengono e gestiscono risorse pubbliche e per questo loro hanno il diritto di rispettare i diritti dei propri dipendenti. A Castiglion Fiorentino 10 operatrici della residenza sanitaria di Podere Modello RSA per persone con disabilità si sono licenziate per i mancati pagamenti degli stipendi. Eravamo giunti a un momento di vera disperazione, perché oltre a non percepire lo stipendio non avevamo nemmeno mai una data certa in cui questo stipendio venisse erogato. Un licenziamento in gruppo con regolare preavviso di 60 giorni, ma che inevitabilmente ha avuto ricadute anche sulle famiglie degli ospiti della struttura. Noi veniamo da Monte Argentario, non siamo dietro all'angolo, di conseguenza averlo qui il nostro figlio significa dare cioè acquistare serenità, sicché noi basta parole, basta dire maggio, basta dire aprile, basta magari dare delle caramelline agli operatori, basta, siamo stanchi.